c'è e non c'è, esserci e non esserci. Questo è il titolo della mostra del Centro di Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato a Istanbul, e non c'è titolo più azzeccato, più adatto a questa città che c'è o non c'è sul fronte della cultura europea, ma anche della cultura islamica, che è quindi una, nessuna e centomila. In una delle strade, o meglio dei quartieri che compongono questa città di 15 milioni di abitanti, c'è un'intera città, c'è un'intera parte della città commerciale che sembra una copia sbiadita del nostro paese, e i nomi di tutti i negozi sulle vetrine campeggiano richiamando il look made in Italy. La Gazzetta, non c'è nome che ricordi in modo più appropriato l'Italia, ma poi tanti nomi che evocano in qualche modo i marchi veri del made in Italy e presentano una finta Italia, una, nessuna e centomila. Purtroppo l'identità del nostro paese in questa fetta di Istanbul è davvero usata male, perché poi dentro questi negozi ci sono delle vere e proprie patacche. Fra poco, fra qualche ora, nel pomeriggio, questi negozi verranno presi d'assalto soprattutto da finte bionde naturali russe, piene di soldi, con dei giovanottoni che le seguono per custodirle, diciamo così, e acquistano la paccottiglia che c'è dentro questi negozi fintamente italiani. Peccato che il made in Italy a Istanbul sia così rappresentata, ma d'altronde appunto è una e nessuna, è una città una, nessuna e centomila, che ha mille facce, come quella antica della cultura islamica rappresentata dalle grandi moschee. Davanti alla Gazzetta c'è proprio una delle più belle moschee di Istanbul, ed è quindi una delle facce ben diversa, ma questa vera, della cultura islamica in questo pezzo di Europa che guarda all'Asia e viceversa. Istanbul.